Benvenuti alla cerimonia di posa figlia dell'unità d'altura multiruolo UAM CP930. Siamo oggi alla presenza del comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera Italiana, ammiraglio e ispettore capo Nicola Carlone e del direttore generale divisione navi militari di Fincantieri, dottor Dario D'Este. Ringraziamo entrambi, assieme a tutte le autorità civili e militari presenti, per averci onorato di partecipare con noi a questa cerimonia. Prende ora la parola Luigi Duò, amministratore di Cantiere Navale Vittoria. Buongiorno a tutti e benvenuti a Cantiere Navale Vittoria S.T.A. della cerimonia dell'impostazione di chiglia dell'unità d'altura multiruolo UAM con numero di costruzione 899 destinato alla Guardia Costiera Italiana. Saluto cordialmente e ringrazio per la loro gradita presenza l'ammiraglio Nicola Carlone, ispettore capo comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera Italiana, l'ingegner Dario D'Este, direttore generale Navi Militari di Fincantieri S.P.A. Ringrazio tutti i gentili ospiti convenuti. La nave UAM C899 è in corso di realizzazione da parte del raggruppamento temporaneo di impresa costituito da Cantiere Navale Vittoria S.P.A. mandante al 49% e Fincantieri S.P.A. mandataria al 51%. Queste due realtà italiane, pur operando nello stesso settore industriale, sono inevitabilmente diverse per dimensioni, organici, fatturati, esperienze, eppure hanno saputo trovare un punto di incontro ed un equilibrio felice sia in sede di gara, ormai lontano novembre del 2020, con un certo giro di lavoro preparatorio, e sia in sede di avvio della commessa, arrivando oggi a celebrare un importante momento, l'impostazione di chiglia, primo passo del percorso che porterà nella primavera inoltrata del 2025 alla consegna della nave. Una nave che sarà l'ammiraglia della Guardia Costiera Italiana e potrà assumere il ruolo di comando e controllo per il coordinamento di mezzi aeronavali nel cosiddetto Mediterraneo allargato, comprese aree tropicali, in supporto ad operazioni di protezione civile e militari in ambito NATO, Unione Europea e di coalizione. L'unità, lunga 85 metri, con un dislocamento massimo di circa 4.000 tonnellate, raggiungerà una velocità di 14 nodi, un'autonomia pari a 4.800 miglia nautiche, grazie a un moderno sistema di propulsione elettrica integrata, a garantire la massima sostenibilità ambientale, con due propulsori azimutali e due eliche di manovra prodiere per il posizionamento dinamico. Sarà dotata di un ponte volo atto ad operare con un elicottero tipo AV-139 o NH-90 per operazioni diurne e notturne e consentirà l'impiego di un drone ad ala rotante con relativo locale di comando. La nave ospiterà un equipaggio di 45 persone con possibilità di imbarcarne ulteriori 27. In missione Search and Rescue potrà accogliere fino a 400 naufraghi. Avrà la capacità di effettuare operazioni nei fondali con appositi sistemi ROV, Remoted Operated Vehicle, con capacità operativa di 600-1000 metri tramite apposita control station e possibilità di utilizzo di camera iperbarica, strumento indispensabile nel supporto alle operazioni di soccorso degli operatori subacquei. È prevista l'installazione a bordo di un sistema di comando integrato di controllo, navigazione scoperta e comunicazione, insieme ad un sofisticato sistema di videosorveglianza con obiettivi a forte ingrandimento per l'identificazione di oggetti galleggianti, mezzi mobili, uomini e registrazione delle immagini in alta risoluzione. Un prodotto quindi che è uno straordinario concentrato di altissima tecnologia, frutto della comunione di intenti e delle esperienze di due aziende che hanno dimostrato e dimostreranno con i fatti di saper fare sinergia e servire con orgoglio una gloriosa istituzione come la nostra Guardia Costiera. Ringrazio quindi nuovamente il Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera Italiana, oggi rappresentato dal suo massimo vertice, l'ammiraglio Nicola Carlone, e la mandataria Fincantieri, rappresentata dall'ingegner Dario D'Este,
direttore generale degli militari, per la fiducia riposta nella nostra organizzazione. Mi permetto orgogliosamente di ricordare al riguardo che l'attuale collaborazione con la nostra Guardia Costiera affonda le sue origini in tempi ormai lontani. Segnalo al proposito le forniture delle tantissime motovedette inaffondabili ed autoraddrizzanti classe 800 progettate, costruite e consegnate dal nostro cantiere senza soluzione di continuità dal 1996 sino al 2005 e le recentissime motovedette classe 300 in parte già consegnate agli equipaggi operativi e in via di consegna definitiva. Queste particolari unità rappresentano ad oggi un concentrato di tecnologia e conoscenze pienamente adeguato ai tempi moderni, grazie anche e soprattutto alle preziose indicazioni dei qualificati operatori della Guardia Costiera Italiana, quotidianamente sperimentate sul campo nelle più svariate condizioni meteo marine, accompagnate da approfonditi studi e sperimentazioni in vasca. In queste costruzioni il nostro cantiere ha integralmente riversato tutto il suo know-how, con approfondimenti e studi specifici in ricerca e sviluppo, non solo nelle specifiche problematiche del servizio di tempo Search and Rescue, ma anche e soprattutto attingendo a piene mani alle conoscenze sperimentate con le più grandi e complesse unità militari di pattugliamento recentemente consegnate ad autorità e forze dell'ordine internazionali. Relativamente alla collaborazione con Fincantieri, ormai ultra decennale, posso menzionare i super collaudati mezzi da sbarco tipo MTM per la Marina Militare Italiana e più recentemente con forniture ancora in corso per la Marina del Qatar, oppure i mezzi da sbarco più grandi tipo LCM in kit di montaggio per la Marina Algerina ed altri LCM per la Marina Italiana. Proprio in questi giorni in via di collaudo ufficiale ancora in kit altri LCM in extended version destinati ad altri paesi. Possiamo quindi, a ragion veduta, sicuramente affermare che questa commessa, ormai avviata da qualche mese, parte e si svilupperà su radici solide e profonde, corroborata da conoscenze altamente specializzate e soprattutto ben sperimentate nel tempo. A nome della famiglia Duomo, giunta alla quarta generazione nella gestione del cantiere navale Vittoria e di tutto l'ampio staff accuratamente preposto alla complessa gestione della costruzione di questa unità d'altura multiruolo UAM, confermo il massimo impegno di tutta la nostra struttura, dai manager ai quadri, agli impiegati e alle maestranze tutte che saranno impegnate in questa attività. Il valore aggiunto che mi sento di garantire indistintamente a nome di tutti sarà sicuramente la passione e l'orgoglio di contribuire alla costruzione dell'unità più prestigiosa della Guardia Costiera Italiana, ciascuno per il proprio ruolo. Grazie a tutti ancora per questa favolosa opportunità. La parola va ora al dottor Dario D'Este, direttore generale divisione navi militari di Fincantieri. Buongiorno, buongiorno a tutti. Rivolgo un sentito ringraziamento per la vostra presenza a questa cerimonia e un cordiale saluto a voi tutti. In particolare vorrei salutare l'ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone, il comandante generale della Guardia Costiera e il dottor Luigi per le sue parole. E vorrei ringraziare il cantiere navale Vittoria per l'invito a prendere parte all'impostazione di chiglia di questa bellissima e nuova unità. E la prima unità commissionata dalla Guardia Costiera a questo raggruppamento di imprese, costituita appunto da Fincantieri e dai cantieri navali Vittoria. Oggi è una giornata lieta perché celebriamo l'impostazione, ovvero l'inizio della costruzione di una nuova nave. In questa fase si assiste di fatto alla nascita di qualcosa di estremamente complesso ed estremamente importante. Questa è una nave destinata ad un corpo militare dello Stato italiano, come la Guardia Costiera, che è un corpo centrale nella vita del nostro Mar Mediterraneo. È una nave che sarà chiamata a svolgere compiti operativi importanti e vitali per la sicurezza delle operazioni in mare,
e la salvaguardia di vite umane, come noi tutti sappiamo bene, con compiti istituzionali che diventano ogni giorno sempre più complessi e sfidanti. Quindi un'unità sulla quale si deve fare un profondo affidamento, perché non solo sono affidate le vite umane degli equipaggi, ma anche le vite umane che dovranno essere salvate in mare. La Guardia Costiera, ricordiamoci che quando le condizioni diventano avverse e difficili e gli altri rientrano, la Guardia Costiera esce. A poco più di un anno dalla firma del contratto, avvenuta il 15 novembre del 21, oggi inizia la costruzione, il suo percorso di allestimento che la porterà al varo nei primi del 24 e quindi la consegna del 25. E su queste date, ammiraglio, noi ci impegniamo. Come introdotto e detto bene dal dottor Duo, la nave è una nave tecnologicamente molto, molto avanzata. Come dice la parola, è un'unità multiruolo, quindi destinata a diverse operazioni. Ed è una nave che ha delle qualità notevoli, come quella appunto di un'eccellente tenuta al mare e di grande manovrabilità. Queste qualità sono ovviamente garantite da sistemi di bordo sofisticati, in particolare la propulsione di tipo azimutale, un sistema di posizionamento dinamico in mare estremamente accurato. L'unità è stata progettata funzionalmente per disporre di capacità di order recovery, di firefighting a supporto di altre unità navali, piattaforme offshore. Sarà inoltre in grado di operare in condizioni di atmosfera contaminata e disporrà di una zona di primo soccorso, ambulatorio e degenza. Come tutte le navi da noi prodotte, tale unità sarà inoltre realizzata in conformità ai più stringenti requisiti normativi in ambito ambientale e garantirà i più elevati standard per la sicurezza e il comfort a bordo del personale. Avendo collaborato fin dalle fasi iniziali di questo progetto, costantemente insieme all'ente di classifica RINA, che io ringrazio sempre per la fattiva collaborazione che ha con noi. Il raggiungimento di questi importanti contenuti tecnologici ed operativi è stato possibile grazie ad un lavoro intenso e costante fianco a fianco con la Guardia Costiera, mettendo a frutto tutta l'esperienza operativa di quest'ultima insieme alla capacità progettuale e gestionale di un grande gruppo cantieristico come Fincantieri. Fincantieri è un campione nazionale di dimensione globale che è riuscito con questa formula ad integrarsi con la migliore cantieristica nazionale, unendo le proprie competenze all'agilità di una virtuosa industria privata come i cantieri navali in Vittoria. Il prodotto di questa impresa sarà un'eccellente unità navale, futuro riferimento per le missioni della Guardia Costiera. Auspico quindi venti in poppa in calmi a questo progetto, con i miei migliori auguri e il mio grande supporto. Grazie. La parola ora al comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera Italiana, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone. Buongiorno a tutti. Intanto buongiorno, un saluto particolare al dottor Duo, al dottor Deste, anzi al comandante Deste, permettimi questa divagazione. Abbiamo fatto l'Accademia insieme, quindi ci conosciamo. E saluto anche tutte le autorità civili e militari presenti. No? Io ci tenevo particolarmente a essere qui oggi per due ragioni. La prima, perché aggiungere un'unità come la UAM alla vostra flotta per noi è motivo di prestigio e di orgoglio. E soprattutto per le missioni che ci vengono chieste, le missioni che noi dobbiamo portare avanti, le missioni della Guardia Costiera. Il secondo motivo è perché noi siamo veramente contenti e grati a questo consorzio, un consorzio che noi riteniamo un consorzio di qualità. Ecco perché siamo qui oggi
perché siamo contenti di quella che è la professionalità che avete dimostrato fino ad ora. Fincantieri e Vittoria, con i quali abbiamo già lavorato insieme, abbiamo già avuto occasione di avere delle unità insieme. Quindi oggi siamo veramente contenti di essere qui proprio per queste unità che ci permetteranno di svolgere, permetteranno ai nostri equipaggi di svolgere un lavoro a servizio di chi ha bisogno di noi, di chi ha bisogno della Guardia Costiera in mare. Questo tipo di unità è l'unità che spesso viene impiegata, le gemelle sono le altre due unità di Fincantieri, Dattile 18, spesso sono orientate anche a supporto alla protezione civile, vengono impiegate anche nei momenti in cui c'è bisogno di assistere, in particolari momenti della vita quotidiana dei nostri utenti del mare. I miei ragazzi mi hanno scritto una frase che mi piace citare, perché io non amo ripetere frasi, ma questa mi è piaciuta particolarmente perché ha un tenore marittimo. Allora, qualcuno diceva che i pescatori sanno che il mare è pericoloso e le tempeste terribili, ma non hanno mai considerato quei pericoli e ragioni sufficienti per rimanere a terra. Ecco perché io ritengo che questa nave deve navigare, questa nave ci servirà per stare in mare quando gli altri rientreranno, per cui siamo veramente contenti di quello che sarà questo bellissimo prodotto. Anticipo anche che l'intenzione è quella di averne altre due dopo questa, quindi siamo molto contenti di continuare questo percorso insieme a voi, perché penso che sia una bella notizia per tutti. Ma soprattutto io voglio ringraziare sia la dirigenza, sia tutti voi, ma soprattutto le maestranze, perché poi sono loro che, come ho detto prima, sono coloro che faranno con le loro mani, con i loro attrezzi, questa bellissima unità. Avete fatto una promessa, prima del 25 io devo venire qui e dobbiamo varare questa nave, perché io vorrei darvi anche un bellissimo nome che stiamo pensando. Quindi vi auguro a tutti, come si dice in gergo marinaro, buon vento e buon lavoro a tutti. Grazie. Avrà ora inizio la firma simbolica della targa. Invito Paolo Duò, presidente del cantiere navale Vittoria, il dottor Dario d'Este, a raggiungere l'ammiraglio Carlone.